Poracci, mi prendo solo un attimo per dirvi che oggi ho dovuto mettere tante notizie dal TG Poro e quindi continueremo la puntata in live a partire dalle 22 sul sito Viola. Passate perché vi devo dare anche qualche anticipazione sui video di questa settimana. Potrebbero esserci dei rallentamenti. A dopo. Comunque, come non riconoscere il gioco del momento? Elden Ring. La risposta più bella è in no sense l'ha data Ale, che con IR mi ha sbloccato un ricordo così potente che ormai associerò per sempre Elden Ring ai drammi medicali anni 90. Che top. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza avere uno sponsor. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, omaggeremo la più grande console mai esistita, parleremo del futuro della next gen e inoltre scopriremo tutte le novità relative a uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a smettere di sperare che Chocobo GP sia un degno rivale di Mario Kart 8 Deluxe e a pattinare verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, iniziando da un aggiornamento che di sicuro farà la felicità di tutti gli amanti dei Metroidvania. Come? Non vi piacciono i Metroidvania? Arrestateli. Nintendo Switch è un po' la piattaforma di riferimento per quanto riguarda il genere dei Metroidvania e l'anno scorso ha ospitato Metroid Dread, l'esponente più importante in assoluto degli ultimi anni. C'è però un gioco pubblicato nel 2021 che per ora è rimasto ancorato alle console Sony e PC. Si tratta di Fist, titolo che è stato adorato dalla critica ed è stato indicato più e più volte come una vera e propria piccola rivelazione. Ora, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il gioco è apparso sul sito dell'ente di rating taiwanese che lo ha indicato anche in una versione per Switch. Abbiamo visto numerosi titoli essere scoperti così prima dell'annuncio ufficiale e speriamo che anche per Fist la storia si ripeta. Continuiamo nel campo delle speculazioni, che hanno però una piccola base di verità che lascia aperta la porta alla speranza. In un mondo dove Square Enix ha annunciato la remaster di Chrono Cross e allo stesso tempo si impegna per produrre il remake del semi sconosciuto Live Alive, è incredibile come non ci sia stato nessun annuncio a riguardo di un ritorno come quello di Chrono Trigger. Considerato come uno dei migliori JRPG di tutti i tempi, il titolo apparso per la prima volta su SNES ha ricevuto un po' di riedizioni, ma l'ultima volta è approdato esclusivamente su PC, saltando a pie pari le console di attuale generazione. Ma proprio in questi giorni il porting per computer, uscito nel 2018, è stato improvvisamente aggiornato con una corposa patch dopo anni di silenzio da parte del publisher. Sono state aggiunte feature bizzarre come il supporto agli schermi 21 noni, migliorati i controlli, risolti numerosi bug e aggiustato il bilanciamento generale del gioco. Come tempismo è abbastanza sospetto e con Square, che negli ultimi mesi sembra aver improvvisamente riscoperto tutto il suo catalogo di grandi classici, c'è chi vuole vedere in questo aggiornamento una sorta di preparazione a un eventuale porting su altre piattaforme. Voi pensate che questo scenario sia plausibile? E per chiudere vi segnalo un video molto interessante a cura del canale TronicsFix, che si è preso la briga di aprire le nuove colorazioni di DualSense per vedere se Sony ha migliorato le componentistiche interne. A quanto pare le nuove varianti presentano delle differenze non da poco al loro interno, con una scheda madre parzialmente riprogettata e nuove molle per i grilletti che sembrano garantire una maggiore stabilità rispetto al modello iniziale. Ci sono anche dei leggeri cambiamenti per quanto riguarda la base delle levette analogiche, ma al momento neanche TronicsFix è in grado di dire se Sony abbia lavorato in qualche modo per risolvere il drift, che a quanto pare affligge un buon numero dei primi DualSense. Quindi, se siete intenzionati a comprare un secondo controller per la vostra PS5, di sicuro le nuove colorazioni sono una scelta da preferire, anche se sospetto che i nuovi DualSense standard integreranno queste modifiche. Bisogna solo trovare i nuovi modelli. Voi avete avuto problemi con i vostri controller? Esiste qualcuno che ha il drift sia su PS5 che su Switch? Poraccio. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e non potremo aprire la settimana in modo migliore se non parlando di GameCube.
Beh, lo sapete, si tratta della mia console preferita di sempre. E quando ho visto il modello custom di cui sto per parlarvi, sono letteralmente impazzito. Soprattutto perché dietro alla sua realizzazione c'è un nome che è già noto su questo canale. Se siete poracci da un po' di tempo, vi ricorderete di sicuro di lui, una custom Wii portatile creata dal modder Ginger of Mods, ora conosciuto come Ginger of Oz. Si trattava di un progetto fighissimo, messo a disposizione dall'ottimo Rox, che consisteva in una totale miniaturizzazione dell'hardware Wii per rendere la storica console di Nintendo portatile al 100%. Ora è passato un bel po' di tempo e dopo la PS2 portatile, Ginger of Oz ha creato quello che probabilmente è il suo capolavoro. Si tratta di un GameCube portatile che come design riprende quello di un fake concept che gira sui forum degli appassionati dal lontano 2005, quando ancora si speculava su quale potesse essere il futuro di Nintendo e in cosa consistesse la sua Revolution, che avrebbe poi preso la forma della Wii. In realtà si tratta di una Wii retrocompatibile, incastonata in un corpo in parte composto dall'iconico controller, i tasti sono proprio quelli, e no, purtroppo il lettore ottico non funziona veramente, e l'unico altro problema è la durata della batteria che si attesta purtroppo intorno ai 90 minuti di autonomia, altro che Steam Deck. In descrizione comunque vi lascio il link al video dove viene documentato tutto il processo di creazione di questo hardware, vi consiglio di guardarlo perché è semplicemente fantastico. Quest'anno tra l'altro festeggiamo i 20 anni del GameCube dal lancio europeo. Nintendo, ma un bel cubetto Classic Mini? Che ne pensi? Ma cambiamo completamente argomento e proiettiamoci verso il futuro, perché la scorsa settimana si è iniziato a parlare molto insistentemente delle probabili revisioni delle next gen di casa Microsoft e Sony. Ma siamo veramente così vicini a delle revisioni mid gen di Xbox Series X e PS5? Partiamo prima da Sony. I rumor si sono originati da un presunto leaker che lo scorso 8 marzo ha parlato di PS5 Pro con 4K nativo, ray tracing abilitato e altri rimandi all'8K, con una data di commercializzazione prevista intorno al 2024. Le dinamiche sembrano un po' le stesse di quanto avviene ciclicamente con Switch Pro, e più che di un leak mi sembra si stia parlando di una scommessa abbastanza sicura. Che arrivi prima o poi una revisione mid-gen di PS5 è scontato. I miglioramenti saranno poi sempre nell'ottica di una revisione di metà ciclo vitale, quindi niente di sconvolgente, e il 2024 è un periodo abbastanza in là col tempo da garantire un bel margine di errore. Se succede, bene, altrimenti tutti quanti si saranno già dimenticati di questa sparata. E poi rendiamoci conto che a un anno e mezzo dall'uscita di PS5 stiamo ancora indicando la piattaforma come la next gen di Sony, come se non fosse mai arrivata sul mercato, un po' perché così è stato. Sony ancora non riesce a soddisfare la domanda di PS5, la produzione è rallentata dalla carenza di semiconduttori e sembra non ci sia alcuna voglia di far morire PS4, garantendo ancora la retrocompatibilità con l'old gen. Aspettiamoci quindi una generazione di console che andrà oltre i canonici 5-6 anni di vita e quindi anche l'arrivo di una potenziale PS5 Pro potrebbe slittare molto più in là nel tempo. La situazione però è molto diversa per quanto riguarda Microsoft. L'utente Twitter, Tero Loenen, è riuscito tramite il data mining degli aggiornamenti di Windows 11 a trovare dei riferimenti a un nuovo prodotto, Xbox Keystone, posizionato subito dopo Durango, nome in codice di Xbox One, e Scarlett, nome in codice di Serie X. Si tratta di una nuova console? Non necessariamente. L'idea di Microsoft non è tanto quella di spingere le vendite dei suoi hardware, quanto piuttosto quella di far abbonare gli utenti al Game Pass. L'ipotesi più accreditata è quella che si tratti di un dongle HDMI, simile al Fire Stick di Amazon, che possa trasformare la propria smart TV in un device pronto a garantire lo streaming in cloud del catalogo Game Pass. Facile da utilizzare, costo molto ridotto, magari sotto i $100, e tutti i vantaggi offerti dal pass. Si tratterebbe di un bel modo per attirare tanti nuovi giocatori all'interno del proprio servizio in abbonamento. Keystone potrebbe essere l'ennesima conferma che la strategia di Microsoft è sempre meno console-centrica e più interessata ai servizi che agli hardware. Voi poracci cosa ne pensate? E chiudiamo con una notizia dell'ultima ora, perché Sony ha appena annunciato novità riguardanti uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, Hogwarts Legacy. Sembra passata un'eternità dal reveal del gioco avvenuto a settembre 2020 e pensare che la prima data di pubblicazione era prevista per un generico 2021. A un anno e mezzo di distanza non sappiamo praticamente nulla del titolo, se non che uscirà quest'anno. Ora però finalmente la situazione sembra essersi sbloccata perché è stato annunciato sul PlayStation Blog che giovedì sera alle 22 ci sarà uno State of Play di 20 minuti interamente dedicato al titolo. È la stessa Sony a riconoscere nel post quando
tanto si è atteso Hogwarts Legacy e sa che ha tra le mani un reveal importantissimo, sebbene non si tratti di un'esclusiva PlayStation. Staremo a vedere insomma cosa ha in serbo Warner Bros. Per questo action RPG, che sembra il sogno proibito di tutti i fan di Harry Potter, ma io purtroppo non potrò seguire con voi l'evento in diretta. Il motivo? Beh, dai, ve lo dico questa sera in live. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, ci vediamo dopo alle 22 in live sul sito Viola per aggiungere altre notizie a questa puntata del TG Poro, altrimenti l'appuntamento è come al solito a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Game, Michele Cube, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, no, sì, ma dai.